Dopo il successo dello scorso anno, si svolgerà a Castellalto di Teramo la seconda edizione di Abruzzo Book Festival, quest'anno dedicata al decennale del terremoto dell'Aquila. Un'edizione dal programma raffinato che vede la partecipazione di 13 editori abruzzesi con una trentina di autori che si avvicineranno nei salottini letterari del Belvedere di Castellalto. Secondo lei qual è il successo dell'Abruzzo Book Festival? Il fatto che all'interno dello stesso contenitore ci siano più linguaggi, più espressioni artistiche. C'è la cultura, c'è l'arte, c'è la pittura, la scultura e i laboratori per bambini. Tutti insieme offriamo un pacchetto per passare un pomeriggio, una giornata all'insegna dell'arte e della cultura abruzzese. Ma si legge ancora? Su carta? Sì, probabilmente si legge ancora e si leggerà sempre di più. Secondo me si tornerà a leggere la carta perché il fascino della carta, l'odore della carta è insostituibile. Anche quest'anno l'arte accompagnerà l'editoria quando si darà il via a un'estemporanea di pittura, il cui premio è stato intitolato a Nerio Rosa, recentemente scomparso. Di nuovo il borgo antico di Castellalto diverrà luogo sacro dei libri e delle opere d'arte che saranno esposte in tutti i vicoli e i pittori con pennelli e cavalletti renderanno l'atmosfera incredibilmente suggestiva. La cultura salverà il mondo? Salverà Castellalto? Ah sì, sicuramente la cultura potrà salvare molto, soprattutto se guardiamo alle nuove generazioni. Noi come amministrazione comunale, come amministratori di un piccolo comune, puntiamo tanto sulla cultura, vogliamo rilanciarla, vogliamo rilanciare la lettura e anche la scrittura ed è per questo che abbiamo bandito, come preannunciato lo scorso anno, un concorso letterario rivolto ai ragazzi per farli riflettere sul ruolo dei social media. Il titolo è Chat e Calamaio con l'hashtag non influencer per riabilitare la figura dei nonni provocatoriamente definiti influencer.